In occasione della giornata mondiale contro l'obesità, anche a Genova si è tenuta la giornata Bambini in Piazza per la Salute, iniziativa promossa dalla collaborazione con l'associazione WISP e la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Tutti quanti devono fare qualcosa, è lo slogan lanciato, oltre che a Genova, anche nelle città di Napoli, Parma e Messina. L'intento è quello di promuovere l'adozione di uno stile di vita più salutare, trasmettendo gli effetti positivi di una sana alimentazione e una vita più attiva. Vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'obesità infantile. L'obesità infantile che sta, come vediamo, aumentando in maniera molto più rapida di quanto si pensi e si vorrebbe. E la maggior parte dei casi è legata fondamentalmente a uno stile di vita che prevede un'alimentazione eccessiva e una sedentarietà. Siamo appunto presenti per pesare, misurare i bambini, provare loro la pressione, fornire dei consigli alimentari in base appunto alla valutazione axologica, consigliamo un eventuale approfondimento presso il laboratorio di endocrinologia e di diabetologia. Simbolo della manifestazione, un frisbee di colore blu che è stato donato a ogni partecipante e che rappresenta un messaggio preciso: giocare, muoversi e divertirsi per combattere la sedentarietà e prevenire l'obesità infantile. Il ruolo di WISP in questa suggerendo tutta una serie di modalità di gioco molto tranquille che non siano ancora sport, perché magari l'età è proprio ancora precoce, ma modalità per muoversi con continuità durante la giornata, e quello di stili di vita sani, oltre all'alimentazione, prevedono appunto un movimento continuativo. Sono già dopo pochi minuti, parecchie decine i partecipanti, che voglio dire con entusiasmo si sottopongono a entrambe le modalità di questa giornata.